Benvenuti a questo nuovo appuntamento con le strade della vita. Se ricordate lo scorso anno pastorale eh, aveva come titolo figli nel figlio, quindi ehm, era stato preso come tema questo dell'essere figli che riguarda tutti perché tutti siamo figli ed era stato un po' declinato nelle varie tappe e la prima era quella che eh, parlava del battesimo di Gesù ma ancora prima nel convegno diocesano di giugno eh, nella parte pomeridiana si era pensato di dividersi in gruppo per raccontarci e mettere in comune le buone pratiche eh, ovvero quello che già nelle nostre comunità parrocchiali si fa nelle varie tappe Dell'editazione cristiana o comunque della vita all'interno delle nostre comunità. Questo per far circolare la vita, per far circolare le esperienze, per prendere spunto, per capire anche dove si sbaglia, dove si può fare meglio. E per quanto riguarda appunto la pastorale battesimale, che è un momento importante di incontro con le famiglie, con i neogenitori, eh, magari con persone che da tempo non frequentano la vita della Chiesa, ma che in occasione dell'arrivo di questo bambino e il desiderio di farlo battezzare, si riavvicinano alla Chiesa. E quindi è importante che quella sia una soglia dove si incontra una comunità accogliente. E, mh, la parrocchia di eh, Roveleto, in questo caso, ha portato la sua testimonianza, dove ci sono famiglie, famiglie giovani con figli, insieme a sacerdote, che eh, incontrano, in un percorso che dura diversi incontri, le famiglie, i genitori che decidono di far battezzare il loro figlio, andando a casa loro, conoscendoli meglio, facendo loro conoscere meglio il sacramento perché lo vivano in un modo completo e più consapevole. Allora ascoltiamo la testimonianza di quello che accade a Roveleto per quanto riguarda la pastorale battesimale. Siamo Enrique e Vandro, eh, siamo sposati da 2006, eh, 11 anni di matrimonio e due bambine, eh, che sono Micola e Chloe, che hanno 3 e 5 anni, una vita di famiglia come tante, una vita tra parrocchia, volontariato, lavoro e tutt'altro, fino a che la nostra scelta eh, di diventare operatori battesimali. Eh, sembra una parola grande, che cos'è alla fine la pastorale battesimale? È una pastorale dell'incontro, una pastorale dell'accoglienza. Allora, tutto è partito dal consiglio pastorale della nostra parrocchia di Roveleto, di cui io faccio parte, in cui abbiamo incominciato in, in, a interrogarci, grazie anche a Papa Francesco, eh, di cos'è questa chiesa in uscita, e abbiamo capito che per agganciare le persone lontane, chi non frequenta pure. Eh, chi si interroga, chissà, ma comunque non frequenta, bisogna sempre sfruttare quelle finestre di gioia, di dolore della vita, no? quindi o l'inizio vita, quindi il nuovo nato o fine vita. La seconda parte non, non si è partiti perché è molto più delicato, ma con il nostro entusiasmo di neogenitori ci siamo buttati in questo inizio vita. E, e quindi eh, che cos'è di fatto? È un incontro... Ehm, con le famiglie per aiutarli, sfruttando il loro entusiasmo, a, a prepararsi per bene al sacramento del battesimo. Un battesimo che viene chiesto per tradizione o per fede, ma che comunque eh, permette di conoscere eh, persone nuove, ecco. Um, Un'esperienza che non ci siamo uh, buttati così, diciamo, senza formazione, ma grazie alla guida di Don Umberto. E se si può dire al gemellaggio, un piccolo gemellaggio con la parrocchia milanese di Gorgonzola, che è da vent'anni che loro fanno gli operatori battesimali, ehm, ci siamo buttati un po' in questa, in questa esperienza. Ecco. Eh, la pastorale battesimale la, in pratica sono due o tre incontri che facciamo con le famiglie che chiedono il sacramento. Spesso queste famiglie varcano la soglia della nostra casa e quindi vengono qui. E tra giocattoli, capricci, e pasticci vari, della vita quotidiana, eh, si aprono noi. Ecco. si aprono noi a una cosa un po' grande, eh, perché? perché inizialmente, appunto, perché ci sia questa apertura serve un po' quella che è una parola chiave che è l'accoglienza, no? L'accoglienza in cui non c'è un cartellino di entrata in cui chiediamo tu sei sposato, tu sei convivente, anche se poi appunto la gente si racconta, ma è un'accoglienza appunto in cui si spalancano le porte a tutti per ciò che ognuno è, ecco. E questo è molto bello, soprattutto adesso che festeggiamo il nostro primo anno no? come operatori battesimali, perché ci ritroviamo un po' anche nella lettera di Monsignor Ambrosio di Figli nel Figlio. Quando parla appunto di questo banchetto di Dio, aperto a tutti. Ecco, noi vediamo nella pastorale battesimale un bel portone, comodo e appunto per nulla stretto, ecco, in cui entrare e avvicinarsi a Cristo. Diciamo che l'accoglienza, quando noi andiamo appunto in casa di queste famiglie, lo facciamo con una certa ehm, semplicità, ma anche prudenza. Ehm... Con gentilezza, cercando sempre di non essere invadenti e rispettando sempre il loro pensiero e la loro realtà di vita. Ecco. E, diciamo che non è sempre facile accogliere, quindi bisogna anche essere, non dico preparati, bisogna cercare di essere disponibili all'incontro, no? disponibili ehm, all'apertura, ecco. Quando noi ci relazioniamo, insomma, ehm, siamo sempre, ci guardano sempre un po' come attenzione, adesso parte l'ora di catechismo, no? diciamo, invece cerchiamo sempre di ehm, puntare, di, fare, eh, di far sì che siano loro, diciamo, il centro dell'incontro, come coppia, e puntiamo l'attenzione a far emergere diciamo, i, uh, i, i loro gesti, di, a far cercare i loro gesti di amore che, nella quotidianità, perché non è sempre semplice um, nella quotidianità, durante tutta diciamo, uh, la settimana, uh, vedere i, i gesti d'amore amore che, un, che uno compie, magari anche... E quindi, eh, puntando l'attenzione lì, si scoprono, poi si, si trovano le orme di Cristo, si, si, è lì che c'è il Cristo nella quotidianità. Facendo così, puntando questa cosa, è, è più facile l'incontro anche, si riesce a, ad approcciarsi meglio, e quindi si battono quelle barriere che, che magari mh, possono farci risultare un po' i, i professori no, della situazione. Cioè. E durante queste, questi incontri gli, prepariamo le coppie diciamo, nel rito eh, del battesimo, cerchiamo di seguirli passo per passo nella costruzione appunto a volte di un libretto um, per seguire in chiesa oppure anche senza libretto, insomma, spieghiamo bene tutti, eh, tutto il rito, come avviene e tutti i punti. Questa cosa, cosa li entusiasma cosa. sempre. Sì, l'entusiasmo entusiasma sempre, capire sì. poi nel dettaglio sì. tutte queste cose. Io sono Davide, mh, con mia moglie faccio parte del gruppo di, mh, battesimale da un anno, mh, da quando è partito, e io vorrei raccontare un po' uh, di cosa si aspettano queste coppie da noi, e partendo però dalle loro paure. Mm, allora arrivano da noi con molti dubbi, con molte uh, paure anche... Andiamo allora di catechismo e ehm, è capitato non più di una volta che durante l'incontro eh, ci venisse detto sì ma quando è che cominciamo con l'incontro? Proprio perché partendo eh, nel parlare di un amore, di parlare della vita quotidiana, eh, non si rendono conto che è proprio questo il battesimo, è proprio questa la fede, cioè questo amore che ti avvolge. Per cui, quando la coppia arriva con l'idea uh, dell'ora uh, di catechismo, della lezione frontale, e invece si rendono conto che sono loro a parlare di, di loro a noi, mh, rimangono anche un attimino straniti. È bello perché con alcune coppie si riesce anche um, a costruire qualcosa. Noi tuttora vediamo, sentiamo alcune coppie che abbiamo accompagnato durante il battesimo e con, con alcune uh, ci abbiamo davvero costruito un bel rapporto. Io sono Maria Elisa, eh, faccio pastorale battesimale insieme a Daniela che è una ragazza sposata, siamo una coppia quindi un po' anomala rispetto alle altre due, andiamo nelle famiglie solitamente noi, quindi non accogliamo in casa nostra ma siamo noi ad uscire e quindi è un modo proprio per rappresentare e vivere pienamente quest'idea di chiesa in uscita. E io sono insegnante di religione qua a Roveleto e credo che la pastorale battesimale mi abbia chiamato come opportunità per restituire un dono che ho ricevuto come credente, come battezzata. E quando ricevi un dono lo devi poi restituire. E quindi credo che sia bello poter ridonare questa cosa alle famiglie che incontri e che insieme a noi hanno riscoperto il senso e il valore del battesimo. Uh, queste famiglie a volte sono famiglie fragili, sofferenti, che hanno delle ferite e quindi a volte non sempre riescono ad accogliere pienamente il dono della fede. Molte volte riscoprono il dono della fede uh, dopo tanti anni, quindi dopo tanti anni che non hanno più vissuto la loro fede personale grazie ai figli, e quindi è un modo per ricominciare a mettersi in cammino grazie a questo evento che arriva nella loro vita. Ci sono state famiglie che avevano dolori e sofferenze particolari e per cui è stato anche per noi motivo di, di scoperta e di sorpresa, perché abbiamo visto che donando abbiamo ricevuto moltissimo da queste famiglie eh, che si sono toccate, sentite toccate dall'amore di Dio eh, proprio riscoprendo questo valore che non ricordavano di avere dentro di loro. E sicuramente è un cammino molto difficile mh, per quelli che si sentono fuori dalla, dalla fede e dalla Chiesa e quindi a volte si crea in loro quasi una sorta di muro, no? Eh, però siamo convinti che chi opera è il Signore non noi e saranno i suoi tempi, saranno le sue opere a dare i frutti e quindi noi siamo soltanto testimoni di quello che appunto stiamo annunciando. Um, noi abbiamo poi un sogno nel tempo, quello di poter proseguire questo cammino anche eh, in una pastorale di accompagnamento alle famiglie. È un cammino lungo che richiederà formazione, sicuramente più persone coinvolte nella parrocchia, ma questo potrà essere bello perché le famiglie si sentiranno accompagnate anche dopo il battesimo ma negli anni da quando sono appunto battezzati a quando inizieranno il vero e proprio cammino di catechismo in parrocchia. E quindi, in questo tempo di, di preparazione in cui la famiglia potrà veramente sentirsi eh, parte di una comunità che insieme a lei cammina anche negli anni futuri. Ed ora ascoltiamo il commento al Vangelo di questa domenica con Donata Orac. Questa sedicesima domenica del tempo ordinario prosegue il racconto del Vangelo di Marco. Avevamo visto domenica scorsa i dodici che a due a due sono stati mandati ad annunciare che Dio è vicino, la conversione e la guarigione. E questi dodici è un gruppo che, dice il Vangelo di Marco, il capitolo 3, eh, Gesù ha scelto perché stessero con lui. Quindi una sorta di. Di famiglia allargata, un gruppo che Gesù tiene vicino proprio per non essere solo nella sua missione. E mh, oggi il Vangelo ci fa quasi entrare nell'intimità di questo gruppo. Infatti eh, i discepoli tornano da questa prima missione e tornano pieni di, di, di cose da raccontare, con eh, entusiasmi, difficoltà eh, e anche molta stanchezza. Erano molto stanchi fisicamente, provati. La gente li assediava eh? e anche al momento del loro ritorno, quando raggiungono il Maestro, c'è ancora tanta gente. Tanto che, dice il Vangelo, non avevano neanche il tempo di mangiare. E, e Gesù ha un'attenzione per loro veramente molto delicata e li porta con sé, li porta fuori in un luogo appartato perché potessero riposare e soprattutto, credo, perché potessero raccontare. Perché le relazioni hanno bisogno di cura, hanno bisogno di tempo, di vicinanza, di ascolto. E quindi c'è questo momento veramente intimo in cui i dodici, il gruppo più ristretto, si ritira in un luogo appartato per riposare. Um, a questo punto la gente però uh, continua a cercarli. Perché avviene così? Quando c'è un'esperienza di amore, questa fa attrattiva. Um, a volte nelle nostre comunità siamo troppo preoccupati delle cose che dobbiamo fare per attirare a noi le persone, ma in realtà eh, è quando ci sono delle relazioni di qualità eh, che le persone si sentono attratte perché quello che tutti cerchiamo in fondo è un'esperienza d'amore, di riconoscimento, di accoglienza. E la gente quindi li cerca, vede, riesce a capire il luogo dove si sono appartati e si avvicina. E ancora una volta eh, Gesù si commuove. Eh. Eh, Gesù li vede come eh, pecore senza pastore, vede che stanno cercando qualcosa e forse non sanno neanche loro precisamente che cosa. E non riesce a non accoglierli. Quindi questo momento di riposo, questo momento appartato dei dodici dura poco, perché Gesù incomincia a insegnare loro molte cose. Eh, Questa immagine del pastore è ovviamente è tipica della cultura in cui nascono questi racconti, che, che prende dal mondo circostante. L'Antico Testamento è veramente costellato di racconti che riguardano il mondo pastorale. E quindi l'immagine del pastore ci accompagna ed è descritta anche nella, eh, nella prima lettura del profeta Geremia. Geremia ci dice che cosa fa il buon pastore. Uh, il pastore autentico, quello vero, che è diverso dai pastori falsi, da quelli che uh, vogliono solo possedere le pecore o sfruttarle. Il pastore vero, il pastore autentico, fa tre cose essenzialmente. Primo, raduna tutte le pecore, non una di meno, non lascia che neanche una vada dispersa. E quindi il pastore autentico è inclusivo, porta dentro, porta vicino a sé, crea comunità, crea un gregge. Secondo, rende le pecore feconde, fa in modo che la loro vita sia generativa, che, che possa esprimersi e che possa generare vita. Terzo, libera le pecore dalla paura e dallo sgomento, così dice il profeta Geremia. Non so, forse è difficile immaginare lo sgomento di una pecora, ma fuori dalla metafora. Mi sembra molto bello che la figura del pastore ci libera dalla paura e questo è il nostro compito tutto sommato, perché ricordiamoci che nella sua missione Gesù ci include, così come nella sua missione di annuncio ha preso dentro tutti e, e, e ci manda, ci manda due a due, manda uh, le nostre comunità oggi a, a svolgere questo compito, um, ad, essere, ad essere gli uni per gli altri pastori autentici. Eh, tutti noi se siamo nella Chiesa, se ci diciamo cristiani e cristiane, è perché abbiamo incontrato nella nostra vita qualcuno che ha agito da, da buon pastore, qualcuno che ha liberato la nostra vita, che ci ha accolti, ci ha inclusi, eh, qualcuno che ci ha resi in qualche modo fecondi, cioè che ci ha permesso di esprimere la nostra vitalità. E questa è l'azione di Dio nella nostra vita ed è ciò che siamo chiamati tutti a a compiere nei confronti del mondo. Siamo in qualche modo pastori uh, dell'umanità che incontriamo e, e quindi anche come comunità uh, dobbiamo sviluppare questi atteggiamenti, includere, non perdere nessuno, generare vita, fare in modo che si liberi la vita delle persone e liberarle dallo sgomento, dalla paura, dalla paura del mondo, dalla paura della vita. È un compito superiore alle nostre forze probabilmente, ma la liturgia di oggi per una felice coincidenza cade il 22 luglio, che è anche la memoria liturgica di un'apostola importante, eh, Santa Maria Maddalena, apostola di Gesù Cristo e quindi eh, invochiamo anche il suo aiuto perché riusciamo a compiere questa, questa missione davvero grandissima. Di essere gli uni per gli altri pastori buoni delle pecore. Un'altra soglia, un altro momento in cui le persone si riavvicinano eh, alla Chiesa, alle comunità, magari, appunto, dopo anni che ciò non accade, è il momento del matrimonio. È vero che il numero di matrimoni è diminuito, è vero che ora al matrimonio ci si arriva forse in un modo e in un tempo diverso rispetto al passato, magari dopo anni di convivenza, con un'età più matura forse rispetto a prima, eh, ma è sempre un momento di incontro ed è importante che anche in questo caso le parrocchie, le comunità siano pronte eh, ad accogliere le persone e appunto in modo nuovo, magari in modo diverso, per cui eh, già quelli che venivano chiamati Corsi per fidanzati si chiamano percorsi di preparazione al matrimonio perché anche le parole hanno un peso eh, appunto ora le persone arrivano magari con una storia che è più complicata, che è più lunga e hanno bisogno anche di essere incontrati in un modo nuovo abbiamo in questo caso chiesto la testimonianza alla parrocchia di San Corrado e del preziosissimo sangue anche qui sono diverse le coppie di varia età che si mettono a disposizione e portano avanti eh, il percorso incontrando le coppie nuove accompagnandole a vivere sacramento del matrimonio comprendendone il significato vivendone tutte le tappe e eh, abbiamo riscontrato anche in questo caso come dall'incontro personale, dalla relazione personale nasce anche un'esperienza poi di partecipazione alla vita della comunità pastorale nuova e diversa quindi ascoltiamo un po' il dialogo con queste coppie di San Corrado Sono Giorgia, ho 39 anni e sono sposata con Alessandro, Alessandro, che ne è un po' di più perché ne ho 46. <ride> siamo sposati dal 2006 e abbiamo una bimba di 7 anni che si chiama Giulia. Facciamo il, il corso presso il preziosissimo Casangue, ormai quasi da, da 10 anni e siamo sposati da, da 11, quindi pressoché diciamo in simultanea abbiamo incominciato questa, questa esperienza che devo dire è stata un'esperienza molto, molto bella e molto utile che ci ha servito e ci ha formato anche e ci continua a formare come coppia perché chiaramente è un'esperienza eh, di vita che dà la possibilità a noi come, come genitori anche di eh, dialogare su, su tematiche che magari nel corso della quotidianità possiamo avere magari più difficoltà anche per Diciamo, la situazione della, della vita in cui, cui ci troviamo, quindi la presi molto presi dal lavoro, che magari eh, riusciamo ad avere un po' meno tempo anche per la nostra vita più personale, che rimane comunque sempre molto importante. Diciamo che ormai è diventato questo tempo, che ci prendiamo più o meno da gennaio a marzo, un momento molto importante, come diceva Alessandra, anche per noi, perché nel mezzo dell'anno rappresenta un tempo e uno spazio che li Dedichiamo anche a noi nel vero senso del termine, perché affrontando alcune tematiche che servono alle giovani coppie per riflettere su quelli che, su, che sono i prossimi passi che stanno per compiere, quindi sposarsi in chiesa davanti a Dio, serve anche noi per fare memoria di tutto quello che ci siamo detti quel giorno di 11 anni fa e che poi viviamo, viviamo tutti i giorni. Sì, poi noi lo viviamo molto come un, un cammino insieme a loro, no? perché è un cammino composto da eh, diverse tappe e ognuna di queste tappe sono dei momenti comunque importanti e fondamentali e la cosa più importante è sicuramente cercare di eh, mettere a proprio agio le coppie che vengono in un primo momento molto, eh, sono molto impaurite, sono molto timorose anche di, di quello che li aspetta, ma è importante invece in realtà fargli capire che eh, il corso, pur essendo un obbligo, comunque può anche avere un, un significato eh, che va al di là del semplice obbligo e quindi può essere formativo allo, allo stesso tempo. E quindi l'obiettivo nostro è sicuramente cercare di facilitare la comunicazione, facilitare il dialogo, dialogo che credo sia la cosa più importante all'interno di, di una vita di coppia e che molto spesso diciamo... Notiamo invece che su certe tematiche è molto più diciamo difficoltoso, insomma. È inutile dirlo che la maggioranza delle coppie che si presentano quella prima sera un po' ci confidano che questo corso lo fanno perché è una condizione necessaria per potersi sposare in chiesa. Noi poi alla fine del percorso diamo a ogni coppia un breve questionario che serve a noi soprattutto per avere un ritorno e capire quanto è, è stato eventualmente efficace il messaggio che abbiamo voluto trasmettere e come soprattutto loro si sono sentiti in quei momenti. E devo dire che in questi anni quello che abbiamo riscontrato è che le coppie comunque si sono sentite accolte, questo indipendentemente da quello che era il loro cammino come persone e anche il loro cammino di fede prima di affrontare questo momento. Dopo dieci anni che seguiamo questo cammino, oggettivamente abbiamo notato che le coppie che si apprestano a sposarsi in chiesa mh, sono cambiate nel corso degli anni. Lo scorso anno, per esempio, circa il 90% dei futuri sposi già conviveva e una piccola parte aveva già eh, dei figli, quindi anche affrontare alcune tematiche fondanti dello sposarsi in chiesa come la fecondità è sicuramente più più complesso se abbiamo di fronte delle persone che hanno già avuto comunque questa esperienza. Quindi cerchiamo di, ehm, di modulare il messaggio in modo che, ehm, senza voler essere didattici o accademici, però li possa anche portare ad esempio a riflettere su che cosa vuol dire essere genitori cristiani, che magari è un punto di vista che potrebbero comunque approfondire in quel momento. Certo. Un'altra cosa che eh, ci piace del, del corso e anche diciamo, della, della nostra vita di coppia è che, proprio in qualità di tutor, molto spesso pensano che noi abbiamo la soluzione o comunque la continuità di questo tipo di rapporto. In realtà, eh, noi possiamo semplicemente dare dei consigli, che è quello che noi eh, chiaramente suggeriamo nel corso dei vari incontri però diciamo, la, la ricetta o la pozione magica, non, la magica non, 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 non esiste insomma quello che noi consigliamo è chiaramente è il continuare diciamo, a scoprirsi giorno per giorno perché comunque la vita eh, di coppia riserva sempre delle sorprese non bisogna mai secondo noi eh, adagiarsi, e pensare di aver raggiunto i propri, i propri obiettivi perché gli obiettivi ce ne sono sempre, ce ne sono eh, il dialogo, chiaramente, e quindi cercare sempre di, eh, anche quando ci sono delle situazioni a volte magari di discussioni, è importante sempre comunque arrivare a, a riappacificarsi e a, 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 diciamo, a dirsi quello che uno, a chiarirsi con, con, la, la proprio, con il proprio partner. Ognuno arriva con, con esperienze diverse, anche perché mm. hanno, hanno età diverse, vengono mm. in alcuni casi anche da, da paesi diversi. Proprio abbiamo avuto coppie, non so, dove magari mm. la compagna era ecuadoriana, piuttosto che quindi anche culture che poi si devono, si devono incontrare. Sì, molto spesso sono anche persone che magari possono aver avuto un rapporto anche eh, conflittuale no? con quello che è la propria, la propria fede, no? e quindi magari. Per esperienze magari negative che le hanno segnate nel corso del, della, vita. della loro vita tendono magari in modo sbagliato e errato ad addittare magari queste colpe a qualcun altro no? però come ognuno sa nell'esperienza quotidiana insomma è difficile trovare sempre la strada in, in discesa ogni tanto è bello anche trovare la, qualche qualche salita un po' irta che magari ci possa temperare formare come, come spirito insomma poi in alcuni casi magari uno dei due ha una fede più, più forte e quindi in un certo modo influenza anche la scelta dell'altra persona. In alcuni casi ne io lo faccio per lei oppure io lo faccio per lui, che è comunque già un inizio. Ti perduti non è facile. Quello che ritengo è che ci sia la necessità di fare un percorso che accompagni le persone durante il tempo del fidanzamento a maturare la scelta del matrimonio cristiano e del senso che questo può avere dentro la loro vita e singolarmente come coppia. I corsi che stiamo facendo in questo momento, e premetto che non ne conosco tutti, nel senso ne conosco alcuni, ma conosco bene quello che io sto seguendo, abbiamo cercato di fare una proposta che possa il più possibile andare incontro al, alle esigenze delle persone, ma anche a, a renderle coscienti del passo che stanno per fare. No? Quindi, il senso dello sposarsi in chiesa, eh, del matrimonio come sacramento, il significato che questo può avere nella loro vita e per la loro vita la possibilità di fare una famiglia cristiana, quindi di avere figli e come vivere poi la vita da, da sposati e da sposati dentro la comunità cristiana. Come Chiesa stiamo un po' riproponendo le cose che abbiamo sempre proposto e questa è un po' l'abitudine che abbiamo dentro le nostre comunità, non solo per i corsi prematrimoniali ma anche per altre proposte pastorali. Eh, come Chiesa forse conosciamo un po' poco la situazione delle nostre persone. Eh, io credo che sia, ci sia la necessità di conoscere la situazione e la necessità è quella anche di partire da lì. Possiamo non condividere, possiamo non essere d'accordo, ma non possiamo non leggere un dato. Ecco, il dato è necessario leggerlo. Possiamo anche chiederci come mai le persone hanno fatto quella scelta oppure stanno facendo fatica a farla, ma mh, poi da lì è necessario improntare un cammino. È bello vedere queste coppie giovani che stanno venendo a chiedere e ci sono i motivi più disparati che li portano a chiedere eh, di partecipare al corso prematrimoniale matrimoniale, soprattutto di scegliere di sposarsi in chiesa, perché è vero che il corso è obbligatorio perché si sposa in chiesa, ma è vero che il matrimonio cristiano non è obbligatorio. E andare a lavorare a partire dalla motivazione più viva, più vivace che loro portano dentro, credo che possa essere positivo. La maggioranza delle coppie che abbiamo incontrato e che io ho incontrato in questi anni L'ho sentita molto disposta in momenti molto ricettivi della loro vita, ho sentito un momento molto fecondo, il desiderio quindi di conoscere, di parlare, di confrontarsi, di ascoltare, una necessità è quella di fare in modo che questo dialogo non, non si esaurisca alla fine del corso ma possa essere aperto all'esistenza. Una difficoltà o tante difficoltà che si trovano all'interno della coppia è quello di fare fronte alle situazioni che si presentano, a partire dalla nascita di un figlio, eh, a volte di più figli, e anche il gestire le situazioni eh, lavorative, eh, gestire le situazioni che sono legate eh, magari a problemi ai problemi di salute, alla vicinanza dei familiari. Vedo che questo mette molto in, può mettere molto in crisi la coppia e scombinare in qualche modo l'andamento della vita familiare. Abbiamo bisogno di formatori, di formatori, che ci possano aiutare anche proprio a a riflettere a partire dal vissuto, a riflettere a partire anche dalle situazioni che sono negative. E come diocesi abbiamo bisogno di poter essere più presenti nei momenti di vita delle persone, per esempio il fidanzamento è uno di questi o momenti per un attimo La puntata di oggi termina qua, io vi auguro una buona settimana, continuate a rimanere collegati tramite il portale della nostra diocesi, vi aspetto sabato prossimo.